Buongiorno, sono il professor Bianchi, direttore della clinica urologica del Policlinico Universitario di Modena. L'attività robotica inizia a Modena alla fine del 2007 e attualmente, dopo più di 2 anni e mezzo di attività, abbiamo superato i 140 interventi. Un'attività che si svolge regolarmente in due sedute settimanali e tante settimane anche con delle sedute aggiuntive. La patologia che abbiamo trattato è fondamentalmente la prostatectomia radicale per neoplasia prostatica e la malattia del giunto con l'ureteropiloplastica, secondo Anderson-Hein. I numeri maggiori sono per la neoplasia prostatica, la prostatectomia radicale, perché la malattia del giunto è una patologia molto meno frequente. I risultati ottenuti in questi anni sono veramente buoni, veramente incoraggianti. Non c'è soltanto il vantaggio della mini invasività, di non avere la cicatrice chirurgica, ma abbiamo veramente degli oggettivi vantaggi dal punto di vista qualità di vita del paziente, qualità di vita con un miglioramento della continenza urinaria e soprattutto con una percentuale molto elevata di conservazione della potenza sessuale. Quando dico molto elevata, intendo veramente numeri alti, perché dall'esame della nostra casistica l'80% dei pazienti che avevano un'attività sessuale prima dell'intervento la mantengono e la riprendono a distanza da pochi giorni, poche settimane fino a parecchi mesi dall'intervento. E questo, francamente, con la chirurgia tradizionale a cielo aperto e con la anche con la laparoscopia, non l'avevamo mai ottenuto. Attualmente abbiamo in corso uno studio di confronto che penso che sia uno dei pochi, se non il primo al mondo, di confronto fra prostatectomia radicale laparoscopica robotassistita e prostatectomia radicale laparoscopica. Lo studio è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della collaborazione dei progetti tra Università e Regione, è partito un mese fa e noi ci aspettiamo già fra un anno di ottenere i primi risultati che testimonino in maniera scientifica questo che è soltanto una nostra sensazione e una nostra impressione, e cioè che la robotica migliori veramente la qualità di vita dei nostri pazienti. È un intervento però che non è facile, anche se sembra in letteratura, sulle riviste si legge che la robotica ha abbreviato la curva d'apprendimento rispetto alla laparoscopia. Sì, l'ha abbreviata per portare a termine l'intervento, però prima di poter veramente possedere la tecnica e portare a casa i risultati di cui vi dicevo prima, è necessario un tirocinio molto lungo. Non dimentichiamo che la macchina, tra virgolette, il robot, non è sempre facile da gestire, il suo posizionamento può essere indaginoso, i conflitti che si possono avere tra le varie braccia durante l'intervento tante volte sono difficili da gestire, ed è per questo che mi è venuto in mente l'altro anno di organizzare un master di secondo livello, per cui un master post specialità proprio riguardo alla chirurgia robotica. E il master è partito alla fine del mese di marzo, si è conclusa diciamo, l'accettazione, la parte burocratica per accettare i partecipanti ed è iniziato con i primi giorni del mese di aprile. Noi abbiamo volutamente ridotto il numero di partecipanti perché questo è un master chirurgico, non è un master internistico, un master epidemiologico, è un master in cui noi dobbiamo trasmettere delle sensazioni, noi dobbiamo trasmettere quel che abbiamo imparato in questi anni e ovviamente non lo possiamo trasmettere a un numero elevato di partecipanti. Ho notato un grande entusiasmo da parte di chi partecipa, una grande ansia di imparare, di portare a casa tutto quel che poi gli consentirà di iniziare a lavorare per conto proprio, e questo è un motivo di grande soddisfazione. Il master si articola su lezioni teoriche tenute da colleghi italiani, colleghi stranieri, che
verranno nelle giornate delle lezioni da noi a Modena per poter trasmettere le loro esperienze ai nostri partecipanti al Master, ma soprattutto la parte più importante è un tirocinio pratico che consiste prima nella base teorica su come funziona il robot da Vinci, su come si lavora in laparoscopia in generale, perché la robotica per prima cosa è laparoscopia, per cui per accostarsi alla robotica bisogna conoscere bene la laparoscopia. Poi il funzionamento del robot, come funziona, come lo si gestisce, come si posiziona il robot, come vengono messe le porte, e per questo i partecipanti al master a turno si partecipano all'intervento attivamente, e mettendoli pian piano in grado di saper posizionare in maniera autonoma il robot. Io credo che quando noi abbiamo finito il nostro master e parliamo della fine del mese di novembre, i partecipanti saranno in grado di posizionare il robot da soli, gestire le porte, gestire i conflitti, per cui di avere in mano una parte importante dell'intervento. Rimane l'utilizzo operatorio in primis del robot, ovviamente io non sono autorizzato a farli lavorare autonomamente sul malato e li posso far partecipare all'intervento, però per questo abbiamo avviato con dei lavori di simulazione, cioè col robot si può anche lavorare simulando l'intervento, simulando l'anastomosi con dei pezzetti di prolene, con dei tubi di prolene, in modo che si abituino a muovere questi pedal, a vedere come il movimento è veramente facilitato, le portaghe, delle forbici. E poi nel mese di settembre-ottobre avremo un robot fornitoci gentilmente dalla Bimedica per poter lavorare sul maiale. E questo sarà un ulteriore salto di qualità, questa sarà la cosa, direi, propedeutica per l'intervento successivo che ognuno farà nelle proprie sedi sul malato. Sul maiale si lavorerà una settimana, ogni giorno intensamente, si eseguiranno tutti i tipi di interventi che si possono fare, dalla nefrectomia alla piloplastica, alla prostatectomia radicale. E questo direi gli darà ulteriore sicurezza. Io però credo che nel robot la cosa più importante è gestire il robot, posizionare il robot, e questa è la cosa più difficile. Poi la parte operatoria, se c'è una preparazione laparoscopica e una preparazione chirurgica buona, se il chirurgo ha un'esperienza chirurgica in prostatectomie radicali, avviene abbastanza facilmente. Non per niente la chirurgia del Da Vinci si chiama Intuitive Surgery. Io quando ho iniziato a lavorare con Rabo Da Vinci ho avuto un attimo di perplessità nei primi 5 minuti, poi quando ho smesso di pensare e ho lavorato Intuitive Surgery, i movimenti vengono da soli, perché si trasmette con una facilità veramente incredibile quel che vogliamo fare alle punte delle forbici, alle punte delle pinze. Ovviamente si migliora. Questo movimento intuitivo, man mano che passano i giorni, man mano che passano le sue operatorie, migliora, e uno sorprendentemente si accorge di apprendere sempre nuovi movimenti, di apprendere sempre nuove cose, un po' penso come quando il bambino inizia a camminare, all'inizio i passi sono incerti, poi intuitivamente comincia a fare manovre sempre più complesse, manovre sempre più difficili. E, il master prevede anche l'apporto dell'esperienza di colleghi stranieri, per cui avremo anche due colleghi, il dottor Gaston e il dottor Piechot di Bordeaux, che eseguiranno due interventi dimostrativi, in maniera che i partecipanti possano accorgersi delle differenze tra quanto vedono qua a Modena, nella tecnica del sottoscritto e dei miei collaboratori, o del mio collaboratore che finora opera in maniera autonoma, rispetto a questi due illustri colleghi stranieri, soprattutto in interventi che noi a Modena ancora non facciamo, come la cistectomia radicale. E credo che questo sarà una cosa importante per promuovere la diffusione e l'utilizzo del robot in Italia. Noi abbiamo intenzione di rinnovare questo master del primo anno, non è una prima esperienza che rimane isolata, per cui nella primavera del 2011 verrà bandito il secondo master di chirurgia robotica. L'annuncio del master comparirà sul sito dell'Università di Modena,
www.unimore.it e ci sarà anche un link sul sito della Società Italiana di Urologia. Nella Società Italiana di Urologia è una sezione educazionale in cui sono elencati, annunciati i master che vengono attivati nelle varie università italiane. Per cui se ci sono dei medici, dei specialisti che vogliono nel prossimo anno partecipare a questa iniziativa, vogliono avere questo titolo di master in chirurgia robotica, e il prossimo anno avranno la possibilità di partecipare al secondo master organizzato qua a Modena.